parliamo delle notizie di giornata, perché ce ne sono diverse di interessanti. Intanto hai definito l'ingaggio in prestito con diritto di riscatto dal CSKA di Mosca del difensore centrale serbo Uroš Čosić, classe 92, 20 anni il prossimo 24 ottobre, marcatore, difensore roccioso, prestante, nato però calcisticamente nella Stella Rossa, no? Sì, sì, è un giocatore comunque che ha una storia calcistica, nonostante la sua età, abbastanza importante, un giocatore sul quale avevamo visto una prospettiva e pensavamo di portarlo a casa da tempo. Abbiamo deciso poi di portarlo a casa e fare un'operazione con il CSKA Mosca per un riprezzo con diritto di riscatto. Ecco, gli esperti dicono che ricorda moltissimo il centrale serbo del Manchester United, Vidic. Sì, era stata nella sua giovane età, nei suoi 16 anni, era stato raccontato un po' a questo giocatore per la prestanza e per la tecnica. È un giocatore comunque che ha avuto un infortunio l'anno scorso, appena arrivato al CSKA Mosca, e il CSKA Mosca l'ha rigirato in prestito dalla Stella Rossa. Pensando di recuperarlo nel loro paese, ha fatto le ultime 4-5 partite e poi ha deciso di rimetterlo sul mercato. Insomma, stiamo parlando di un giocatore comunque di grandi speranze. Certo, senti, stiamo parlando di un potenziale titolare? Ma guarda, non è una questione di potenziale titolare, se il giocatore dovesse corrispondere a quello che io ho visto, probabilmente sarà un potenziale titolare. Stai per individuare un centrale esperto che abbia anche esperienza del massimo campionato, oppure ti fermi ai quattro centrali? No, sicuramente ci sarà un quinto centrale nella rosa, dove sarà composto sicuramente da uno che faccia crescere i nostri giovani. Per l'attacco, il nome nuovo, Elvis Abruscato, classe 81, classica punta centrale da 4-3-3, è stato un vostro obiettivo 2 anni fa, scambio alla pari col Vicenza, interessato a Stefano Giacomelli, classe 90, mancherebbe l'accordo tra Giacomelli e il sodalizio Veneto. Sì, non è detto che arrivi Abruscato, è un giocatore che avevamo in testa, è un giocatore che comunque la categoria laterale a Chievo e a Torino, sappiamo che un buon giocatore da 4-3-3, non è detto che arrivi, perché in questo momento manca qualche dettaglio, non con noi ma Vicenza con Giacomelli. Allora, ci sarebbe Muñoz come centravanti, ma anche Elvis Abruscato, diciamo così. Ti fermeresti a queste due punte centrali oppure cercheresti un'altra punta centrale? No, ci fermeremo, perché poi proveremo a prendere una punta certificata. Quindi un'altra punta centrale, insomma. Sì, sì. Da tempo stai cercando di chiudere con il Gais per Mervan Selic. Questo è un esterno versatile che però può ricoprire anche il ruolo di punta centrale. È giovanissimo, 22 anni, è di origini turche, nazionale under 21, insomma un giocatore molto promettente anche lui. A che punto siamo? Sì, è un giocatore promettente, una trattativa difficile. Ieri dalle 3 alle 8 io sono stato a Roma con il suo procuratore turco. Abbiamo affrontato un po' di discorsi economici, non è facile perché il giocatore è sotto contratto ancora al Gais, c'è abbastanza una linea di tranquillità nell'affrontare il discorso economico della clausola decisoria che c'è al giocatore. Il problema è che in questo momento il giocatore ha richieste e chiede un contratto alto. Ho capito, fisicamente questo giocatore ricorda Ciro Immobile, mi dicevi, no? Sì, ha queste caratteristiche, può fare tutti e tre i ruoli in attacco, essendo un giocatore esplosivo ed essendo un giocatore comunque che ha grande gamba, può ricoprire tutti e tre i ruoli, perché ha ricoperto sia il ruolo di esterno alto a sinistra che il ruolo di punta centrale. Senti, manca diciamo così il crisma dell'ufficialità anche per un'altra trattativa che riguarda l'ingaggio di Birker Bjarnason. È un giocatore della classica mezzala di struttura con fuori piedi, nonostante nella sua nazionale in Islanda ricopre il ruolo di seconda punta dietro Sigurdsson, ma nasce mezzala alla Cascione, ecco, come caratteristiche. Diciamo che se per il grande pubblico questi giocatori di cui abbiamo parlato potrebbero sembrare delle scommesse, non lo sono per gli addetti ai lavori come te, insomma. No, ma non è una questione, sai, quando i giocatori si seguono per così tanto tempo il presidente deve avere anche delle idee abbastanza chiare, non può brancolare nel buio.
perché se uno è ancora nel buio non ha neanche idea di come affrontare questo campionato della massima serie, cercando di prendere comunque giovani di rispettiva, cercando di patrimonializzare la società, perché il primo anno non ci dimentichiamo che è un anno dove il Pescara dovrà dare anche il 7 milioni della Serie B per quanto riguarda il primo anno, quindi di conseguenza bisognerà pensare anche a patrimonializzare con calciatori che sono nell'ottica Pescara già da tempo, certo. Che aspettavano che noi andassimo in Serie A, perché se no non avremmo neanche affrontato con la categoria della Serie B con questi giocatori. Sicuramente sono giocatori che, seguendoli dagli addetti ai lavori dei miei collaboratori e io personalmente, abbiamo ritenuto opportuno intervenire su questi giocatori, che non sono facili da prendere. Cioè, tra l'altro, non dimentichiamo che sono trattative che adesso stanno andando anche più lunghe. Non è che noi abbiamo obiettivi che sono giocatori che non vogliono venire a Pescara, sono giocatori che vogliono venire a Pescara, ma che comunque hanno un costo. Grazie, dov'è che ti trovi? Adesso mi trovo a 100 km da Pescara. Ma non è che questa sera hai in serbo qualche altro colpo, no? No, non credo. Quindi possiamo far stare tranquilli i nostri telespettatori? Sì, poi è tutto possibile. Grazie, buon lavoro! Grazie a te, ciao Massimo.